Buonasera a tutti e benvenuti al concerto finale del quarto festival cornistico dell'Etna. Un applauso. Questa sera è un evento molto particolare, come appunto solito concludere il festival in questi quattro anni, il concerto con 40 corni più percussioni. Quindi quest'anno si è scelto un tema abbastanza coinvolgente, in più degli altri anni, quindi ci saranno solo colonne sonore, seguiremo solo colonne sonore e come avete già appunto assaporato da questo primo brano, è Star Wars, una sonorità molto bella, molto particolare, 40 corni più percussioni, diretti dal maestro Antonino Manuli. Volevo ringraziare sempre la Federazione Bande Sicilia, la FEBASI, con il maestro Zito, che più tardi chiamerò qui su questo anfiteatro, ovviamente il comune di Milo, e quindi non mi resta che augurarvi una buona serata e buona musica. Andiamo a presentare il secondo brano. Il secondo brano è Titanic, un film del 1997, scritto e diretto da James Cameron. La pellicola è un colossal storico e drammatico interpretato da Leonardo DiCaprio. E nel 2007 l'American Film ha inserito all'83esimo posto nella classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Il regista, la colonna sonora del film è stata curata dal compositore James Horner. A voi Titanic. Thank you.
E un applauso va anche ai maestri che questa sera suonano con noi, e un applauso alla maestra Zora Slogar, al maestro Nilo Caracristi, al maestro Miklos Nagy, al maestro Angelo Buonaccorso e al maestro Antonino Manoni. Amarcord è un film del 1973 diretto da Federico Fellini. La notorietà di questo film è tale che lo stesso titolo, Amarcord, un'ibrazione della frase romagnola Amarcord, io mi ricordo, è diventato un neologismo della lingua italiana con il significato di rievocazione in chiave nostalgica. La musica è quella di Nino Rota, compositore italiano tra i più influenti e prolifici della storia del cinema. Nel 1974 ricevette la nomination per la miglior colonna sonora per il premio Nastro d'Argento. A voi, Amarcord. Cavalleria rusticana è un'opera in unico atto di Pietro Mascagni sul libretto di Giovanni Tozzetti e Guido Mesasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Andò in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma e viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera breve, Pagliacci, del 1892 di Ruggero Leoncavallo. L'intermezzo sinfonico dell'opera, collocato tra la ottava e la nona scena, è uno dei pezzi più popolari. Grazie al suo carattere orchestrale, interamente basato sull'uso degli archi, ha avuto molta fortuna anche al di fuori del repertorio operistico. In ambito cinematografico ha fatto da sfondo ad una delle più celebri scene della storia del cinema, quella del film Il Padrino, parte terza. È stato anche usato nei titoli di testa del film Toro, scatenato di Martin Scorsese, come tema conduttore del film Il Cavaliere di Lagardère e di Philippe de Broca, e nell'episodio Strane allucinazioni della popolare serie americana Ellie McBeal. A voi l'intermezzo della Cavalleria Rusticana. Thank you.
E continuiamo con il nostro concerto di colonne sonore, 40 corni più percussioni, no, ovviamente non si vedono tutti i giorni, e continuiamo con un'altra famosissima colonna sonora, Pirati dei Caraibi. È una saga cinematografica della Disney, prodotta da Jerry Bruckheimer, e basata sull'attrazione di Pirates of the Caraibbean dei parchi Walt Disney. La saga è composta da 5 film e si espansa in fumetti, romanzi e altri medi. La saga ha come protagonista il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e ha incassato complessivamente 4 miliardi e mezzo di dollari al botteghino. La colonna sonora del film è firmata da Klaus Badelt, compositore e autore tedesco. Collabora attivamente con Hans Zimmer, un altro compositore di colonne sonore. Come aiuto compositore di Zimmer, Badelt ha contribuito anche alla realizzazione della colonna sonora del film Il Gladiatore. A voi, Pirati dei Caraibi. Thank you.
Jurassic Park è un film del 1993 diretto da Steven Spielberg, basato sull'omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. Viene considerato il primo film ad alto budget a fare uso di CGI, ovvero la grafica digitale, per la realizzazione dei dinosauri. Ha ricevuto molte recensioni positive dai critici, i quali apprezzarono gli effetti speciali che ben interagivano con i personaggi e l'ambientazione. Ha vinto 3 Oscar ed altri numerosissimi premi. Durante la prima distribuzione nelle sale cinematografiche, il film incassò 920 milioni di dollari, diventando il maggior successo cinematografico dell'epoca e uno dei film di maggiori incasso, appunto, della storia del cinema. La musica è firmata da John Williams, dell'ennesima collaborazione con Spielberg, che in quell'anno compose per lui anche la colonna sonora di Schindler's List. A voi Jurassic Park. Thank you.
continua il nostro programma di colonne sonore, le più belle colonne sonore del cinema internazionale, e le prossime due non le vado a presentare perché le riconoscerete sicuramente dalle prime note. Quindi vi auguriamo buon ascolto a voi, l'ensemble del quarto Festival Cornistico dell'Etna.
Ancora un applauso ai maestri che quest'anno ci onorano della loro presenza qui al Festival Cornistico dell'Etna, giunta alla sua quarta edizione, e farei ancora un applauso a Nilo Calacristi, Miklos Nagy, Angelo Buonaccorso, Zora Sloga e il maestro Antonino Manuli. Questi giorni sono stati giorni intensi di lezioni individuali, lezioni d'insieme, e io un po' porto diciamo il pensiero di tutti. Ci hanno dato tanto, ci hanno dato davvero tanti stimoli e ci hanno parlato di musica, sono grandi professionisti, io farei ancora un applauso perché sono dedicati tantissimo a noi. E continuiamo con New York, New York, una canzone scritta appositamente per l'omonimo film del 1977 diretto da Martin Scorsese ed è interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro, cantata nel film della stessa Minnelli. La musica è stata scritta da John Kander, mentre il testo è di Fred Ebb. Dopo il successo della versione della Minnelli nel 1979, il brano fu registrato da Frank Sinatra per il suo album Trilogy. E occasionalmente Sinatra poi ha eseguito il brano dal vivo con la stessa Minnelli. A voi New York, New York. Io chiamerei ancora il maestro Manuli per l'ultimo brano, così ci congediamo da voi. Bene, allora noi ci congediamo da voi, per quanto mi concerne è tutto. Vi salutiamo con una marcia che riconoscerete dalle prime note, ma questa volta ve lo dico il titolo: Stelle e Strisce. Buonanotte a tutti e grazie di essere stati così numerosi.
quello che volete. Morricone? Grazie.
a voi, l'ensemble cronistico del Festival dell'Etna, in prima fila i nostri maestri. Grazie.